Buongiorno a tutti, Maurizio Monti che vi parla dalla redazione di Traders dell'Istituto Svizzero della Borsa, chiedo scusa, e Istituto Svizzero della Borsa che ospita un webinar di raccomandazioni di borsa, un percorso di cultura finanziaria proposto da Corrado Rondelli e avallato dall'Istituto Svizzero della Borsa, con cui condivide l'obiettivo di diffondere cultura finanziaria. Questa mattina abbiamo un grande ospite per la seconda volta. Ospitiamo all'interno dei webinar di raccomandazione di borsa Davide Spinelli, grande esperto di opzioni, 35 anni sui mercati, grande esperto di mercati e di analisi degli stessi. Questa mattina so che Davide ha preparato veramente alcune cose di grandissimo interesse per tutti coloro che amano il mondo delle opzioni, ma direi anche per tutti coloro che amano i mercati. Gli iscritti a questo webinar sono un numero lusinghiero, spero che altrettanto saranno i partecipanti che vedo che si stanno collegando in questo momento. Come al solito, coloro che non parteciperanno in diretta potranno usufruire della versione registrata del webinar che verrà mandata comunque a tutti gli iscritti. Vedo molti dispositivi mobili collegati che mi stanno a indicare che probabilmente alcuni ci ascoltano dalle località di vacanza. Grazie per condividere con noi questi momenti, queste ore di cultura finanziaria insieme. Grazie per condividere con noi l'obiettivo di diffondere cultura finanziaria di altissimo livello. Davide, ti ringrazio di aver aderito al nostro invito, ti vedo già collegato e ti passerei, se sei d'accordo, il controllo dello schermo in modo che tu possa cominciare la tua esposizione. So che hai preparato anche una piccola introduzione per coloro che non dovessero conoscere le opzioni o che sono magari al primo approccio con le opzioni medesime. È sempre un piacere sentirti e ripassare con te il materiale di base per la conoscenza delle opzioni. A te la parola e a te il controllo del video, Davide. Grazie di essere fra noi. Grazie Maurizio dell'invito, buongiorno a tutti, buongiorno a chi ci ascolta in diretta e chi ci ascolterà poi in registrata. Sono Davide Spinelli, per chi non mi conoscesse, sui mercati, come diceva Maurizio, da 35 anni, questo non è un gran bel lavoro, nel senso che vuol dire che gli anni passano, io ho 60 anni, sono dei 60, quindi tutti i numeri tondi che a me piacciono tanto. E se sono ancora sul mercato, la ragione è questa diapositiva, cioè protezione del capitale. Io parto sempre con l'idea che guadagnare soldi è difficile, sia sul trading che nella vita normale, quindi la cosa principale è quella di cercare di non perderli, cercare quando le cose non vanno bene di perdere il meno possibile, quindi di sopravvivere ai momenti che ci sono, perché naturalmente tutto è ciclico, quindi anche noi stessi, nei nostri affetti, in tutte le nostre cose, abbiamo degli alti e dei bassi. Quindi la cosa importante è cercare di proteggere al massimo quello che con tanta fatica ci si crea. Quindi, se voglio proteggere il capitale, l'unica strada che io ho imparato in tutti questi anni è il controllo del rischio. Per controllare il rischio sui mercati, devo riuscire a tradare senza emotività, perché l'emotività è il mio primo nemico. Quando io ho davanti un mercato che si muove avanti e indietro, su e giù, in questi giorni, chi mi ha ascoltato ieri sull'intervento che faccio tutti i giorni di mattina alle 10 su Finanza Now, parlavo proprio di questa schizofrenia degli ultimi giorni. Cioè abbiamo gli indici tipo il DAX che a livello di cash per 4 giorni consecutivi ha aperto in gap, ma non sempre da una parte, una volta gap up sopra, una volta gap down. Quindi naturalmente sono cose queste qui che lasciano molto, fanno perdere la strada maestra anche i trader più esperti. Allora io ho trovato un mio metodo di tradare senza emotività.
che è quello di utilizzare le opzioni. E in 4-5 diapositive vi presento velocemente, perché immagino che chi sta partecipando a questo webinar probabilmente le conosce già bene e magari anche meglio di me, però magari c'è qualcuno che ne sente parlare per la prima volta, quindi spinto dalla curiosità o dal passaparola, che naturalmente sul web ha una velocità esagerata, per cui entro già nel, diciamo, nel sistema, nel webinar vivo, e inizio proprio dicendovi le cose basilari, che sono molto molto semplici. Le opzioni di base sono due, le call e le put. Le call sono opzioni rialziste, le put sono opzioni ribassiste. In pratica cosa sono? Come tutti i titoli, sono dei semplici contratti fra compratori e venditori. Quindi io compro una opzione che qualcuno mi vende. Io vendo un'opzione che qualcuno mi compra. Ma questo è garantito? Certo, perché le opzioni hanno un bid ask ufficiale, come comprare azioni di Apple piuttosto che un indice DAX o Standard & Poor's. Ma in effetti la cosa, diciamo, leggermente più complicata è ricordarci queste quattro righe. Quindi abbiamo detto che è un contratto fra un compratore e un venditore. Il compratore, pagando un premio, si assume un diritto, ma non l'obbligo, di far cosa? Di acquistare a scadenza una quantità prefissata di titoli a un prezzo già predeterminato. Questa è la cosa più importante, nel senso che io posso avere una scadenza anche fra 2 mesi, 6 mesi, un anno, ma il prezzo a cui, se voglio, quindi se diciamo è una sorta di quando si compra una casa e quindi che do un'opzione, nel senso che fisso già un prezzo oggi, poi indipendentemente dal fatto che fra 6 mesi il mercato immobiliare mi dirà se è ancora un affare comprare quella casa, quell'appartamento, o invece non lo è più perché magari è crollato, allora io in quel caso ho il diritto di comprarlo, ma non sono obbligato. Per cui nel caso, diciamo, l'oggetto non è più di mia convenienza, non faccio altro che aver pagato il prezzo, quindi il premio, ma non utilizzare poi l'acquisto. Questo, dicevo, è un prezzo già prefissato che è dato dallo strike dell'opzione e praticamente l'opzione ha una data di scadenza, quindi fino a quel momento, tutti i giorni, tutte le ore di mercato aperto, io posso rivendere il mio diritto, comprarne ancora, posso fare quello che voglio. Io, compratore, in questo caso, pago un premio per ottenere tutto questo diritto, mentre il venditore si assume l'obbligo, quindi il prezzo delle opzioni viene incassato dal venditore, che si assume l'obbligo di darmi quello che io ho il diritto di avere. Quindi questa è la parte più importante, cioè se io compro ho un diritto, ma non sono obbligato, mentre chi vende è nelle mie mani, cioè nel senso che sta con la mia scelta. Quindi se io fra un mese, 6 mesi, un giorno, una settimana, poi vedremo diciamo le varie scadenze possibili, quando io decido di avere quello per cui ho pagato il premio, il venditore è obbligato a darmelo, anche se il mercato magari ha fatto il 100% al rialzo, quindi vado a comprare qualcosa che mi costa la metà, cioè il 50% sotto. Il venditore mi dovrà consegnare un qualcosa che lui o l'aveva prima o deve andarselo a procurare sul mercato, gli costerà il 100% in più. Quindi questo è molto importante. Come dicevo prima, si presentano come tutti gli altri strumenti, sono quelle che utilizzo io naturalmente, sono quelle quotate ufficialmente sui vari mercati mondiali, quindi hanno un bid e un ask, un denaro e lettera, per cui diciamo che operativamente è molto semplice da andare sul mercato. Tutto questo io lo chiamo no stress, cioè sono tranquilli. Se io compro le opzioni, o perlomeno parto comprando le opzioni, conosco ex ante, cioè prima, la mia massima perdita. Quindi questo, naturalmente, la mia massima perdita sarà una percentuale molto minima del mio capitale, per cui anche se l'operazione fosse sbagliata o a livello direzionale o a livello perché,
mi aspetto una volatilità che poi non arriva, quindi passa il tempo, quindi nelle opzioni c'è, diciamo, per chi le compra ha come nemico il tempo che passa, cioè il time decay. Io comunque so che se metto 200 euro, 200 dollari sulla mia massima perdita, qualunque cosa succeda, anche una guerra, io massimo perdo i miei 200 dollari, e questo naturalmente mi fa stare molto molto più tranquillo che avere magari dei futures piuttosto che delle azioni in mano. Tu Maurizio, naturalmente, se hai qualche domanda da farmi, io sono Certo, assolutamente. a Monitoriamo disposizione. attentamente la bacheca, ma siamo appena nell'introduzione, quindi Certo. andiamo pure avanti. Perfetto. Dunque, io a questo punto direi di passare sui nostri mercati. Fino ad oggi il servizio diciamo, è concentrato sull'indice DAX e sull'indice Eurostoxx, per cui andrei a vedere effettivamente come ci siamo mossi e comunque quali sono le mie prospettive di breve e di medio termine sul quale puoi impostare le varie operazioni. Ecco, ricordo al pubblico Davide che Davide Spinelli sul sito di raccomandazione di borsa è l'autore del servizio Opzioni Vincenti, autore appunto che si occupa di pubblicare per il pubblico degli abbonati al servizio operazioni in opzioni che oggi sono concentrate soprattutto su DAX ed Eurostoxx. A te la parola di nuovo, Davide. Esattamente. Non, diciamo che sulle poche operazioni fatte fino ad ora, perché poi il servizio è appena partito, ho utilizzato per la maggior parte l'Eurostoxx, semplicemente perché il contratto è inferiore, quindi anche l'esposizione a cui si va incontro è più bassa rispetto a quella del DAX. Naturalmente i mercati, lo vediamo qui, si muovono in maniera molto molto simile, per cui diciamo che un'analisi fatta sul DAX vale anche per l'Eurostoxx e viceversa. Allora, per chi non, diciamo, non mi segue, comunque sono le prime volte che mi ascolta, io mi occupo principalmente di due tipi di analisi, che sono l'analisi ciclica e l'analisi con le onde di Elliott. E proprio su questa base, quindi su un discorso, se vogliamo, molto statistico e poco di petto, quindi poco di sensazione, cerco di essere più freddo possibile nelle mie analisi, nelle mie operatività, cerco di andare a sfruttare quelle intuizioni, proiezioni o anomalie che il mercato ci presenta. Quindi parto con l'Eurostoxx, che è poi quello sul quale abbiamo fatto un paio di operazioni, e con queste barre a 2 giorni vi presento praticamente il perché faccio certe operazioni e perché magari non ne faccio altre. Allora, questi righelli non sono altro che praticamente le distanze fra dei minimi o dei massimi. Sono rossi i righelli, naturalmente, che segnano dei punti di un movimento di ribasso, sono verdi i righelli che segnano dei movimenti di rialzo. Perché questo? Perché con l'analisi ciclica, che uso io, naturalmente ci sono tanti tipi di analisi ciclica, ognuno usa il suo metodo, io ho studiato, mi hanno insegnato e comunque da tanto tempo ormai la utilizzo, mi avvalgo molto del discorso statistico delle lunghezze di questi cicli e delle sequenze. Cosa vuol dire? Vuol dire che in un ciclo normale, quindi quando non c'è un'anomalia, gli intervalli fra, diciamo, cicli di rialzo e cicli di ribasso devono avere una loro armonia. Un'armonia che a volte non avviene, come ad esempio nell'ultimo giro che è stato fatto nel mese da metà giugno in poi. Perché questo? Allora, perché abbiamo un indice che adesso guardiamo, diciamo, dalla parte base, quindi dalla parte del grafico normale. Quindi sui minimi, lavoriamo sui minimi. Veniamo dal crollo Covid, quindi veniamo da gennaio, quindi con ribasso, e febbraio. Quindi abbiamo due cicli ribassisti.
poi mi parte il primo ciclo rialzista. Quindi in questo caso io ho il 13 marzo circa, questo qui sono barre da 2 giorni perché il grafico a un giorno è molto scarabocchiato, quindi qui dovrebbe essere un po' più semplice da vedere, ho un ciclo rialzista. Poi il mercato è sceso, per cui mi sono trovato a fare la prima operazione, dove su questa freccia praticamente sono andato a comprare, guardiamo i nostri eseguiti, praticamente noi siamo andati a comprare una put, andiamo qua su, una put qui di, quindi abbiamo puntato al ribasso perché è iniziato un movimento ribassista, quindi abbiamo comprato una put, diciamo, a livello più alto e ne abbiamo venduta uno a livello più basso. Il mercato però non è sceso quanto, diciamo, ci si attendeva, o perlomeno è sceso nei primi giorni e poi è subito risalito, per cui l'operazione, diciamo, è andata leggermente in chiusura, quindi non abbiamo avuto un vantaggio. Poi abbiamo avuto di nuovo un ciclo rialzista. Nella norma, quando abbiamo un ciclo rialzista, uno ribassista e un altro rialzista, l'ultimo, quindi il quarto, è normalmente ribassista, cioè praticamente c'è un intervallo fra rialzo, ribasso, rialzo, ribasso. In questo caso invece il ciclo diciamo dell'Eurostoxx cosa ha fatto? È continuato a rialzarsi e infatti non ha avuto la parte diciamo di armonia e di omogeneo con quella dei massimi, perché vedete che a ogni ciclo di ribasso dei minimi naturalmente corrisponde un ciclo di ribasso dei massimi, cioè noi abbiamo minimi e massimi discendenti in questo caso. Poi abbiamo minimi ascendenti al rialzo e massimi ugualmente al rialzo. Poi abbiamo di nuovo minimi al ribasso e massimi al ribasso. Poi abbiamo i massimi al rialzo e i minimi al rialzo. Quindi tutto questo lasciava presagire una chiusura ciclica che io avevo ipotizzato verso il 10-15 di luglio, con un ribasso che andasse, diciamo, a livello inferiore praticamente di questo livello di 2700. Invece il mercato è andato in congestione. Quindi vedete che nell'ultima fase, quindi quella, diciamo, attuale, il mercato cosa ha fatto? Ha fatto minimi più alti, ma anche massimi più bassi. Quindi è andato a comporre una sorta di triangolo per il quale a questo punto si è creata l'anomalia dalla quale dovrà uscire. Allora, come può uscire il mercato da questa fase? Sicuramente da questo, diciamo, aumento di compressione uscirà in maniera, a mio avviso, abbastanza violenta. Ma dove andrà? Non lo so. Non lo so perché a questo punto potrebbe proseguire i suoi minimi sempre in aumento rialzisti, ma potrebbe anche fare una chiusura, diciamo a questo punto, una seconda chiusura ciclica posticipata invece con dei prezzi più bassi. Allora, su questo, diciamo, oggetto, quindi questa configurazione, io sono andato ad aprire nella giornata di qua, nella giornata del 14 luglio, dico bene, ripeto. Sì, esatto. Praticamente io sono andato ad aprire due gambe perché voglio proteggermi sia dalla parte del rialzo sia dalla parte del ribasso. Per cui ho fatto semplicemente questa operazione. Ho acquistato una call 3400, quindi qui, e ho venduto
sopra una colla 3500. Allora, questo mi permette di avere due, diciamo, virtual vantaggi. Uno, che se il mercato mi scende, anziché perdere tutto il premio della mia call, incasso il premio della put venduta e quindi diminuisco la mia massima esposizione. Poi, abbinato a questo, invece, ho comprato una put 3250 e ho venduto sotto la put 3000. Ok, naturalmente cosa mi aspetto? Io mi aspetto il ribasso e infatti qui in mezzo abbiamo diciamo una differenza fra le basi, quindi 3250 contro 3000, che è veramente molto alta. Per cui diciamo che al momento in cui avrò un movimento ribassista, andrò praticamente ad avere un profit di 250 punti, quindi da 3.250 a 3.000, quindi ho 250 punti che sono 2.500 euro praticamente di guadagno negli strike. Naturalmente dovrò togliergli il premio che ho pagato, quindi la differenza fra quello che ho pagato, che naturalmente è di più di quello che ho incassato, per cui mi rimarrà un 195 punti, quindi 1950 euro di massimo profitto. E questa è quella la strada che naturalmente mi piacerebbe di più. Però siccome il mercato non lo faccio io, ma lo devo subire e quindi seguire, mi sono parato dall'altra parte con un'operazione analoga inversa, per cui non ho fatto altro che comprarmi una call, in questo caso 3.400, e vendere una call più alta a 3.500. In questo caso avrò 100 punti di profitto, quindi 1.000 euro di profitto fra i due strike, ma dovrò togliergli naturalmente 22,50, che è la differenza tra quello che ho pagato per comprare la call 3.400 e quello che ho incassato per vendere la call 3.500. Il mio obiettivo qual è? È che questo livello, diciamo, questa operazione call non sia altro che una sorta di recupero della perdita, se il mercato dovesse solo salire, dell'operazione ribassista. Quindi in questo caso andrei a fare un profit di 77 punti contro invece un massimo loss della put di 54. Quindi diciamo che se il mercato anche prima mi salisse e poi mi scendesse, quindi potessi andare a chiudere queste due gambe rialziste, metterei una sorta di stop in pari e poi starei in attesa. Dove le ho fatte? Le ho fatte su scadenza 31 agosto. Perché scadenza 31 agosto? Perché qui andiamo a prendere invece il nostro grafico a un giorno. Le ho fatte scadenza 31 agosto perché? Perché se noi andiamo a vedere praticamente la chiusura ciclica di questo possibile movimento, che fra l'altro si assomiglia molto a una M, quindi è una M che ha fatto la gamba grande, ha fatto la gambina, diciamo, di controtrend, poi adesso è salita, quindi qui attenzione perché poi vi farò un ragionamento dove ci sarebbero, secondo me, molte possibilità di fine corsa e la discesa che avrà una durata. Allora, la durata ideale sarebbe la prima dal 30 di luglio al 7 agosto, quindi in questa finestra temporale trovare la prima discesa, che sarebbe la prima di tre gambe di ribasso, mentre la seconda, vedete qui queste frecce tratteggiate che mi indicano la chiusura del trimestrale in corso, perché a questo punto il trimestrale non ha seguito una sua sequenza, per
per cui non sarà più partito a metà marzo come gli indici ci vorrebbero far indicare, ma sarà partito a metà maggio, per cui andrà a chiudersi grosso modo dopo Ferragosto. E allora ho scelto la scadenza del 21 di agosto proprio per cercare di sfruttare al massimo questo possibile movimento, sapendo però che se ciò non avviene, io ho sempre la mia arma di difesa, che è la, diciamo, la strategia rialzista, che dovrebbe andarmi praticamente quasi ad annullare la perdita che posso andare a fare sulla strategia ribassista. Questo è come mi sono mosso. Poi, se vogliamo andare ad analizzare invece il perché dico il mercato, attenzione, perché potremmo anche essere, diciamo, alle battute conclusive, anche se la certezza naturalmente qui non ce l'ha nessuno, io tantomeno, ecco perché mi diciamo, utilizzo queste strategie proprio per rimanere sempre su in maniera bilanciata, quindi non voglio mai espormi solo da una parte, o se lo faccio, come avete visto fino ad oggi, sempre con importi molto esigui, importi molto ridotti, quindi preferisco avere sempre dei rapporti rischio-rendimento molto alti. Allora, qui sul DAX, e poi sullo stock naturalmente si è mosso in maniera uguale, ho praticamente fatto due tipi di ragionamento. Uno è quello delle durate dei, diciamo dei livelli da massimo a massimo. Allora, noi siamo partiti il 17 di febbraio con i massimi prima del pre-Covid. Poi il mercato è crollato e il primo rimbalzo me l'ha fatto esattamente dopo 27 giorni. Perfetto. Poi il rimbalzo è continuato e dopo 24 giorni mi ha fatto un altro massimo, che è questo, cioè il 30 aprile. Poi il piccola discesa, nuovo movimento abbastanza violento, 25 giorni. Bene, 27, 24 e 25. Io che sono amante di queste cose, ma sono amante per un semplice motivo, perché nel passato ho trovato tantissimi riscontri, vedo che nella giornata di mercoledì il massimo dell'Eurostox lo fa, scusate, del DAX, ma poi anche dell'Eurostox, l'ha fatto esattamente dopo 27 giorni. Quindi sarebbe molto, molto, molto omogeneo con i periodi precedenti, 27 giorni, 24 giorni, 25 giorni. Per cui posso pensare che qui possa avere, diciamo, a livello temporale è una finestra che mi piace per poter vedere una discesa. Questo è uno. Poi io vi ho detto prima che seguo molto, sono, diciamo, appassionato e studioso da, direi da sempre, delle onde di Elliott. Perfetto. Nelle onde di Elliott abbiamo in questo momento una configurazione dell'allargo che si chiama ending, o diagonale o wedge, ognuno la chiama a modo suo a seconda di quello che usa. Perfetto. Se i movimenti precedenti sono stati fatti in tre onde, quindi vediamo qui, abbiamo avuto la prima, adesso magari le possiamo anche disegnare bene, la prima, poi abbiamo avuto la seconda al ribasso, poi abbiamo avuto la terza al rialzo, questa potrebbe essere, cioè diciamo che potrebbe aver già fatto la quarta al ribasso, quindi per completare il percorso dovrebbe farmi la quinta onda. Normalmente la quinta onda è una onda impulsiva, cioè ricalca in maniera, diciamo, frattale esattamente quello che è successo in, ad esempio in questa terza onda, cioè che all'interno della terza onda io ho un movimento interno ancora di 5 onde, una, due, tre, quattro. Qui vedete, tolgo quella grande così, vedete che comunque sia le onde non si non vanno una dentro l'altra, praticamente sono, si dice proprio, impulso, perché l'onda, diciamo, l'onda 4 non entra nel territorio dell'onda 1. Questa, diciamo, è la cosa principale. Poi bisogna andare dentro i particolari, ma non è
che a noi ci interessa più di tanto. Invece, a differenza di questo, in questa salita, quindi nella salita dal 15 giugno ad oggi, noi abbiamo invece onde che non vanno in maniera impulsiva, perché si sormontano una con l'altra. Quindi abbiamo avuto questa e poi è scesa. Poi siamo saliti, ma poi siamo scesi dentro l'onda 1. Quindi abbiamo creato questo cuneo, questo wedge, questo segnale che per la teoria di Elliott è una ending, lo dice la parola stessa, quindi è un segnale di un movimento di esaurimento. Quindi posso aspettarmi uno che sia già terminata, come dicevo prima, col 27° giorno, due che possa continuare, ma comunque che rimanga dentro a questo limite. Normalmente dopo un ending, quindi dopo un wedge a cuneo, si hanno diciamo dei movimenti di segno contrario abbastanza violenti. Ecco perché la nave ciclica da una parte e questo movimento dall'altra mi ha portato a pensare che possa venire, diciamo, nel breve o comunque sia nell'arco di questo metà di mese di luglio, eventualmente di agosto, un ripasso anche abbastanza importante. Ed è su questa base che ho creato, quindi in maniera assolutamente oggettiva e non a livello emotivo o di sensazione, la mia gamba di ribasso, che è quella che comunque sia ha un rischio rendimento molto interessante, perché a fronte di 54 punti di massima perdita, qualora il mercato invece continuasse a salire, ho 195 punti, quindi 1950 euro di massimo guadagno qualora il mercato mi scendesse di qui a metà agosto sotto la mia put venduta, che è quella a quota 3000. Quindi se io mi trovo il DAX sotto 3000, quindi di conseguenza lo stesso ragionamento lo facciamo assolutamente per lo standard, per l'Eurostoxx, dove abbiamo fatto la nostra operazione. Quindi se io mi trovo con questa situazione di mercato, ho praticamente preso 1950 euro a fronte di 540, che era la mia massima perdita. Naturalmente, se ci fosse una perdita nella gamba di ribasso, ci sarà un guadagno nella gamba di rialzo, a meno che il mercato non rimanga immobile per ancora un mese e mezzo. Io direi, non so dove sarà il mercato fra un mese e mezzo, ma di certo penso proprio che, di certo non si può dire, ma il 99% non penso possa rimanere fermo attorno a 3.350 come lo è oggi. Maurizio, questo è. Molto, molto, molto interessante, Davide, veramente molto interessante. Una strategia spiegata nei minimi dettagli. Spero che da parte del pubblico ci sia stata piena comprensione. Ovviamente per i più esperti nell'ambito del pubblico, penso che ci sarà stata grande familiarità in quello che hai detto. Per i meno esperti, se nei meno esperti c'è qualche domanda, ovviamente siamo a disposizione per rispondere. A me sembra in definitiva che possiamo dire che si tratta di una strategia di grande equilibrio, che è quindi Sì, molto diciamo che riflette un importante. po'. Stanno arrivando i complimenti, probabilmente dai più Grazie. esperti che hanno capito perfettamente il tuo modello strategico. Diciamo che riflette molto la mia personalità, nel senso che io, come dicevo anche nella presentazione, sono un tipo estremamente faccioso da una parte e prudente dall'altra. Negli anni 90, quando ero un ragazzino rampante, pensavo di comandare il mondo, di far fare al mercato quello che volevo io, e ho fatto danni incommensurabili. Però questo mi è servito a allargarmi le spalle. Quindi diciamo che quando fai un errore o più errori grossi, poi naturalmente vedi il bicchiere mezzo pieno, che è quello di dire ok, questo non lo faccio più. Questo, se mi sono scottato mi sono scottato, adesso ho paura dell'acqua tiepida anche. Per cui cerco sempre di avere, sia specialmente poi quando c'è qualcuno che mi segue, ma anche proprio con i miei soldi, con i miei risparmi, sempre un approccio molto, molto equilibrato, molto, molto prudente. E fra l'altro posso anche fare
un inciso tanto per che ho preparato qui, ma a questo punto possiamo anche già farlo vedere. Allora, questo tanto per rendere conto a chi ci segue come io mi muovo anche con i miei risparmi, è il Risk Navigator. Chi ha Interactive Broker lo sarà benissimo, comunque sia, è una sorta di payoff del mio portafoglio. Nel mio portafoglio, oggi come oggi, ci sono qualcosa come 30 strategie su titoli diversi, quindi da quelli più importanti, da Apple a American Airlines, a titolino piccolo, quindi tutto quello che ho ritenuto interessante mettere dentro, però alla fine il risultato è questo, cioè che io ho un payoff, quindi un rischio di portafoglio veramente molto molto basso. Quindi qui ovviamente parlo di un portafoglio importante, il mio, per cui qua a sinistra potete vedere le variazioni in termini assoluti, quindi 10, 20, 30, 40, 50 mila euro, a seconda se il mercato si muoverà a sinistra, quindi meno 5, meno 10, meno 15, quindi in caso di calo dei sottostanti, oppure se si muoverà invece in salita, quindi continuerà la sua salita, quindi più 5, più 10, più 15, più 20, in caso di salita. Per cui è un portafoglio che comunque mi rende tranquillo, nel senso che grandi danni non ne posso fare, e io dico sempre, io mi sento un po' ogni tanto il salvatore della patria, cioè il mio portafoglio emerge quando tutti gli altri vanno in difficoltà, questa è la verità, nel senso che chi mi ha seguito nei mesi di marzo e di aprile naturalmente ha fatto dei grandi bei risultati, come io stesso naturalmente. È logico che magari nel 2019 è un portafoglio che ha sofferto qualcosa. Perché? Perché se la volatilità rimane sempre bassa, vuol dire che va tutto bene, che non ci sono problemi, vabbè, ok, anche se il portafoglio non cresce, chi se ne frega. Cioè, in quel momento godiamoci della salute e del benessere. Quando invece succede i famosi cigni neri, infatti io nella mia strategia l'ho chiamato proprio Black Swan, perché è il cigno nero, allora sai, in pochi giorni, in poche settimane, Maurizio, c'è chi si rovina. Purtroppo perché va in merging call o comunque perché ha venduto opzioni scoperte, perché ha fatto tutte quelle belle cose che, come dice Taleb nel suo libro, tanto non succede, ma tanto non succede fino al momento in cui succede. Allora io, siccome sono un timorato di Dio e ho sempre paura, cerco sempre di appoggiarmi con dei paracaduti, quindi con delle valute rifugio, con delle strategie che mi lasciano tranquillo. Quindi poi, se voglio giocare, allora utilizzo i miei grafici intraday, quelli che avete visto sempre aperti quando, diciamo, abbiamo condiviso lo schermo, e quella è un'altra cosa. Ma se voglio investire, quindi stare con serenità sui mercati, cercando di sfruttare le occasioni quando ci sono, questa è il mio modus vivendi. Quindi anche quando parlo, ne parlo sempre in maniera molto serena e tranquilla, perché so che posso stare anche 5 giorni con i computer spenti, che quando vado a vedere il mio portafoglio, danni non ne avrò mai fatti. Questa è la cosa che mi rende sempre molto molto sereno. Perfetto, Davide, ti faccio prendere un bicchiere d'acqua, se sei Vai. d'accordo, Certo. e un bicchiere d'acqua che mi permette di ricordare al nostro pubblico che, come dicevo prima, Davide Spinelli è l'autore di un efficiente servizio di pubblicazione di opzioni vincenti, quindi di strategie in opzioni, strategie simili a quelle che ci ha appena illustrato, va bene? E che lui con grande maestria, io posso dirlo perché Davide lo sa, sono un cultore delle opzioni da sempre, un po' come lui, e siamo stati forse fra i primi a diffondere la cultura delle opzioni nel nostro paese, in Italia, comunque nel mondo di lingua italiana, e apprezzo moltissimo la modalità, il modello strategico di Davide Spinelli, e nell'ambito di quello che è questo progetto di grande condivisione di cultura finanziaria con il nostro pubblico, abbiamo creato il servizio Opzioni Vincenti, le opzioni vincenti di Davide Spinelli, in modo da poter mettere a disposizione del nostro pubblico, di chi vuole
in qualche modo replicare la strategia di Davide attraverso un servizio di segnali di trading. Ora, la novità legata a questo webinar, novità che è quella tipica di quando facciamo webinar di cultura come quelli di oggi, è che vogliamo premiare i partecipanti e tutti coloro che vedono questo webinar in forma di diretta o in forma registrata. I partecipanti o tutti coloro che visionano questo webinar possono mandare un WhatsApp o un SMS al 320 8756 444, e oggi mettiamo a disposizione soltanto 8 posti possibili, 8 slot possibili per poter accedere a condizioni assolutamente straordinarie. Vorrei dire da saldo estivo per il servizio Opzioni Vincenti. È un'occasione veramente irripetibile, perché mandate il WhatsApp SMS e confrontate poi l'offerta che vi verrà fatta con dal nostro customer care. Abbiamo cercato di mettercela tutta per fare in modo di premiare tutti coloro che in questa mattina d'estate, in questa mattina che molti dedicano al riposo, giustamente, mattina di luglio in Italia, la possibilità di poter accedere al servizio a condizioni assolutamente straordinarie, di grande sconto rispetto a quello che avreste andando sul sito e abbonandovi direttamente al servizio. Sapete che la nostra filosofia, la filosofia dell'Istituto Svizzero della Borsa e di raccomandazione di borsa, è quello di avere un rapporto direttissimo con il cliente. È per questo che vi stimoliamo, vi sollecitiamo ad avere un rapporto diretto con noi mandandoci un WhatsApp o un SMS. Non siamo di quelli che vogliono vendere in automatico dal sito, siamo quelli che vogliamo essere vicini ai nostri clienti, vicini ai nostri lettori, vicini a chi crede nel nostro progetto editoriale di diffondere cultura finanziaria di altissimo livello. Con questo ti passo di nuovo la parola e il controllo del video, Davide. Ecco, ci sono un paio di domande, Davide. Uno che, ecco, vedo Netflix, so che c'è hai preparato qualcosa di molto interessante su Netflix. Solo una piccola pausa di domande. Un ascoltatore dice, cioè dove vai a trovare i contratti delle opzioni che vuoi acquistare? Beh, diciamo, ovviamente li trovi nella piattaforma, o hai nella piattaforma di trading, voglio dire, o hai altri. No, qualsiasi piattaforma, per esempio qui, Bink. Ok, perfetto. Praticamente in qualsiasi piattaforma di trading uno apre, vediamo un po' qua, vediamo diventare grande. Allora, vado praticamente sugli indici, stocks, esempio, opzioni. Allora. Quindi io ho aperto, cosa ho fatto? Ho aperto sull'indice Euro Stoxx. Lo tenete presente, chi ci ascolta, la differenza sostanziale fra l'America e l'Europa. L'Europa tratta opzioni sugli indici, l'America tratta opzioni sia sugli indici che sui future, ma particolarmente sui future. Quindi è un mondo differente. Quindi il future Euro Stoxx non è collegato con le opzioni. È l'indice che è collegato con le opzioni, uguale per il DAX, uguale anche per il FTSE MIB, per chi fa l'Italia. Naturalmente qui vedete cosa c'è. Ci sono in mezzo, dove c'è scritto serie, sono praticamente le scadenze, quindi 17 luglio, 24 luglio, 31 luglio, 7 agosto, praticamente ogni venerdì. Perché? Perché ho messo selezione opzioni le settimanali anche, e questa è una cosa di cui parleremo dopo. Se vado a cercare invece soltanto quelle mensili, quindi quelle ufficiali, che fra l'altro sono quelle che scadono proprio in questi minuti, allora mi troverò che ci sono le opzioni del terzo venerdì di ogni mese. Quindi, strumenti, opzioni, vediamo,
Quindi in questo caso avrò le opzioni oggi, praticamente, poi il 21 di agosto, il 18 settembre e così via. Praticamente ogni terzo venerdì del mese ho la scadenza ufficiale. Ogni 3 mesi ho le scadenze anche di quelle trimestrali, che sono le opzioni, diciamo, classiche, universali, le prime nate dalle quali poi sono derivate quelle con scadenze inferiori. Quindi oggi non è una scadenza trimestrale, lo era il mese scorso, giugno, il prossimo sarà settembre, poi sarà dicembre, poi marzo, sempre così, 3, 6, 9, 12. Questo Sì. è le scadenze. Sotto ci sono gli strike, quindi voi vedete che nella scadenza di oggi, qui me ne presenta qualcuno, ma io posso attualmente allargare o stringere, in questo caso potrei tranquillamente mettere rispetto al prezzo di adesso tutti gli strike che voglio. Quindi qui mi parte da 3.025, mi va fino a 4.000, 4.005, cioè praticamente le opzioni sono trattate su tutti gli strike. Nel caso dell'Eurostoxx ogni 25 punti, quindi vedete 3.025, 3.050, 3.075. La differenza di colore mi indica quella at the money, cioè praticamente al prezzo corrente, quindi i due strike interessati in questo momento dal prezzo di attuale in diretta sono 3.350 e 3.375. Sopra ci sono soltanto gli strike, diciamo, interessati verso il ribasso, sopra ci sono gli strike interessati verso il rialzo. Poi a sinistra ci sono le call, a destra ci sono le put, quindi uno sceglie se andare, se gli interessa l'opzione, la strategia rialzista con le call o quella ribassista con le put. All'interno di ogni strike, tipo, vediamo, quella che scade fra un'ora praticamente, 3.375 la put, quindi sulla parte destra, mi costa 12,6 punti, quindi 126 euro se la voglio comprare, o se la voglio vendere invece incasso 9,696 euro. Naturalmente questi sono i prezzi che troverei subito qualcuno disposto a comprare o vendere. Normalmente cosa succede? Succede che quando io vado, e quindi allora io mi muovo in questa maniera. Sul sito metto l'articolo di quello che ho intenzione di fare. Poi di lì a breve, quindi diciamo dopo un'ora, 2 ore, lo specifico, entro nel canale Telegram apposito e do proprio emetto la mia operazione in diretta. Quindi non so, dirò in questo caso, se volessi andare a comprare questa put 3375 sul canale Telegram, dico ok. Inserisco un ordine di acquisto della put, ma non a 11,5 che è il massimo prezzo che pago, magari in mezzo, magari a 9,5. Poi, naturalmente, prima di vendere la put più bassa andrò a aspettare l'eseguito. Una volta che ho l'eseguito, vado a vendere la put più bassa. Anche lì cercherò di ottenere il miglior prezzo, quindi in mezzo fra bid e ask. Naturalmente, siccome l'operazione è legata, diciamo che tutto il mio sforzo viene fatto quando entro la prima volta nell'acquisto, cerco di ottenere il prezzo, diciamo, migliore possibile. La vendita poi la devo fare, quindi non è che posso stare a speculare più di tanto, insomma, perché poi rimarrei super direzionale e quindi metterei a grande rischio poi la mia strategia, quindi andrei contro i miei principi. A tal proposito, faccio un inciso, Maurizio, uno dei nostri abbonati, diciamo, nella chiusura delle opzioni della settimana scorsa, cosa è successo? È successo che i prezzi sono andati contro la nostra strategia, per cui io avevo aperto naturalmente sia la put in acquisto che la put in vendita. Mancava ancora 6-7 giorni alla scadenza. Il mercato va dalla parte opposta, quindi va al rialzo, l'operazione era ribassista. Cosa ho fatto io? Io mi sono messo in acquisto per chiudere la gamba venduta. Allora, la logica normale, giustamente anche del nostro abbonato, e diciamo la classica, sarebbe: siccome la base sono lontane dalla realtà e manca poco tempo, chiudo la mia gamba acquistata in maniera da non mandarla a zero e lascio aperta l'altra. Ma a questo punto la gamba venduta sarebbe scoperta. Quindi, metti caso che di notte succede qualcosa, io mi sarei trovato con una perdita a quel punto
non più controllata, quindi illimitata, sulla gamba venduta. Naturalmente sono cose che io non faccio, per cui in quel caso lì cosa ho fatto invece? Ho comprato a pochissimo prezzo, mi sembra 20 euro, la mia gamba venduta e sono rimasto in pista con la gamba comprata. Logico, poi il mercato non è sceso, pazienza, cioè nel senso ho perso 20 euro in più, ma mi sono però intanto chiuso con profitto diciamo, la put che avevo venduto. Questo sempre è un discorso di massima prudenza, perché col senno di poi siamo tutti bravi. Però sai, io non posso sapere se alla mattina, che ne so, a Trump gli viene un infarto o quello che è, e il mercato apre con meno 10 di gap. Queste sono cose che le impari dopo. E siccome le opzioni, fra l'altro, è una di quelle cose che non puoi utilizzare a mercati chiusi, quindi hai degli orari precisi, un gap contro di te, quindi contro la strategia, sarebbe molto pesante. Ed è qui che molte volte cade l'asino, cioè il famoso Black Swan, e chi ha opzioni, quindi che non è poi bravissimo, super professionista, che anche qui mettiamoci tutti i punti interrogativi del mondo, a coprirsi con eventualmente il sottostante, con i future, subisce la perdita, perché il primo prezzo che andrà a trovare la mattina quando apre il mercato sarà molto molto lontano e in danno, quindi in loss, rispetto a quello che hai in portafoglio. Questo è per dare Perfetto, un po' di perfetto Davide. educazione, come dici te, Solo finanziario. una piccola specifica, ecco, per allargare il discorso sui broker, sono le opzioni Eurostoxx e DAX, le trovate sostanzialmente su tutte quante le piattaforme di trading Assolutamente, assolutamente. più diffuse in Italia o anche internazionali. Bene, lascio una piccola area domande per la conclusione, perché abbiamo visto prima comparire Netflix, sappiamo che ieri il titolo ha avuto qualche problema con gli earnings, cose che capitano anche ai grandi come Netflix, e volevamo, penso che tu abbia preparato qualche cosa Sì, di molto. parliamo un attimo di questo discorso qui. Penso sia importante per chi conosce il mondo earning e per chi non lo conosce. Allora, in America, direi tutte le aziende quotate hanno l'obbligo ogni 3 mesi di presentare la trimestrale, che da loro si chiama giustamente earning, dove naturalmente fanno il consuntivo dei 3 mesi passati, del trimestre passato, e mettono sul piatto della bilancia le aspettative per il trimestre futuro. Naturalmente, in base a questi risultati che le società comunicano, il mercato ha delle aspettative, come un po' quando ci sono le riunioni della Fed o della BCE. Quindi, se le aspettative sono rispettate o addirittura migliori, i risultati sono rispettati o addirittura migliori rispetto alle aspettative degli investitori del mercato, i titoli salgono. Se sono invece peggiori, che non vuol dire che siano cattive, ma magari semplicemente mi aspettavo un più 20 e hai fatto solo un più 18, cioè risultato ottimo, ma inferiore alle aspettative del mercato, gli investitori mollano i titoli, non sono più di loro interesse o prendono profitto. In questo caso immagino prendono profitto perché Netflix sale praticamente ininterrottamente insieme con i Fang da marzo. E comunque, fatto sta che nel dopo borsa di ieri, perché gli earning possono essere comunicati o prima dell'apertura, quindi before market, o dopo l'apertura, after market. Netflix li ha comunicati ieri dopo l'apertura, quindi alle 10 in punto il mercato cash ha chiuso e il titolo Netflix, che quotava 528-529, si è trovato nell'arco di 5 minuti a 450, quindi praticamente ha perso qualcosa come 70 punti, quindi un 15%. Poi questo è un grafico che ho stampato subito prima della trasmissione, quindi mezz'ora fa, è un po' in recupero, però per dirvi non era tanto il discorso Netflix, ma il discorso che sugli earning può succedere di tutto e di più. Diciamo che qui è quasi una sorta di scommessa vera e propria. Cioè, delle volte si dice il trading non è scommessa, ma gli earning sono veramente una sorta di scommessa, perché a meno che tu non hai un insider dentro la società, ben pochi sanno esattamente cosa succederà e quindi di conseguenza come si muoveranno sul mercato. Per cui io ho trovato
il mondo degli earnings, un mondo particolarmente interessante per poter andare a fare delle operazioni molto speculative, di piccolo cabotaggio sempre, quindi senza mai mettere a rischio il capitale, questo ormai avrete capito che io mi muovo solo esclusivamente in questa maniera, ma che possono offrire in pochi giorni, diciamo, proposto comunque modalità interessanti di esecuzione. Allora io vi parlo della mia operazione, diciamo che il grosso degli earning inizia da lunedì. Oggi praticamente il fatto di Netflix è la prima delle grosse, escluso le banche. Allora io ho fatto invece un'operazione questa settimana, che è ancora aperta perché si chiuderà probabilmente stasera, oggi pomeriggio, su Goldman Sachs. E ve la racconto, così capite un attimo, diciamo, anche le prospettive che ci sono e le opportunità. Allora, questo è il grafico in tempo reale di Goldman Sachs. Praticamente, vediamolo qui. Vedi il mio schermo, Maurizio? Sì. Sì, perfetto. Perfetto, benissimo. Allora, Goldman Sachs, la prima cosa che io devo sapere è quando ha gli earning. Quindi la mia data, ma poi ci sono anche gli eseguiti che sono qui. Ok? Quindi io l'operazione l'ho fatta partire il 13 luglio, dove ho comprato, poi vediamo il perché, una call 210 e ho venduto una call 220. Con scadenza, la prima scadenza possibile dopo gli earning, ovvero oggi 17 luglio. Quindi, prima cosa, sapere quando c'è l'earning, e questo lo troviamo in tutti i siti specializzati, ma direi che è di dominio pubblico, basta che uno abbia voglia di andarselo a cercare. L'earning è il 15 di luglio, quindi praticamente mercoledì, quando, prima o dopo il mercato, c'è scritto before market. Quindi prima del mercato, per cui io il 15 luglio non posso più fare niente se voglio sfruttare la volatilità che l'earning mi può dare. Per cui devo muovermi al massimo il 14. Io mi sono preso anche un giorno precedente e mi sono mosso il 13 di luglio. Cosa ho fatto? Allora, il titolo io l'avevo naturalmente esaminato con le mie analisi. Le mie analisi mi davano una possibile continuazione del movimento rialzista in atto. Quindi ho puntato su una sorpresa, tra parentesi, positiva dell'earning. Il titolo, ovviamente io l'ho fatto al 17, grosso modo, quindi direi che il titolo era qui attorno a 210 punti, 209 punti. Mi sono andato a comprare una call 210, quindi praticamente quasi in semane, a 670, quindi a 6,70 di prezzo. Vediamo se riusciamo a mettere anche una riga qua. Quindi a 210. Ok, questo. Perfetto. Poi ne ho venduta una. Cambio spessore, linea di tendenza. Ok. Quindi ho comprato uno strike qui, praticamente sul prezzo che avevo in quel momento. Poi naturalmente, siccome non volevo mettere a rischio tutti i miei 6,70 punti, cioè siccome un'opzione comanda 100 azioni, quindi sarebbero stati 670 dollari, ho detto ok, io voglio recuperare comunque, non voglio mettere tutto a rischio il mio max loss di 670 dollari. Allora non ho fatto altro che prendere una, che è parallela, questa volta 220. Quindi questa è l'acquisto 210, questa è la vendita 220. Quanto ho incassato per la vendita? Ho incassato 3 punti, 3 dollari a opzione. Abbiamo detto che le opzioni comandano 100 azioni, quindi ho incassato 300 dollari. A questo punto la mia massima perdita, qualunque cosa fosse successa, l'ho ridotta a 370 dollari, perché naturalmente parliamo di dollari perché siamo in America. Bene, naturalmente passi il 15, il giorno 14, dove non succede niente e io naturalmente non opero e aspetto gli earning.
Il giorno 15 alla mattina, quindi in pre-borsa, vengono comunicati gli earning, poi alle 14 vengono comunicati gli earning e immediatamente il titolo scrisse in alto, quindi probabilmente hanno trovato, non è questo di mia competenza, una positività nel risultato, fino a che al momento in cui si apre la borsa, quindi alle 15, il titolo mi schizza sopra, quindi addirittura mi arriva 226 dollari. Perfetto. Cosa potevo fare? Lasciare il mondo come sta, nel senso aspettare oggi, quindi vedete che è libero ancora quello della giornata del 17, che è oggi, naturalmente oggi pomeriggio, e vedere a che livello avrebbe chiuso oggi Goldman Sachs. Però io avevo già, secondo me, un'opportunità interessante. Qual era? Ho detto, vado a sfruttare la impennata di prezzo che ha fatto il titolo. Perché? Come abbiamo detto nella presentazione, io che ho comprato la call, ho il diritto di avere il titolo in scadenza, cioè oggi, stasera alle 10 praticamente, a 210 dollari, pagando naturalmente 670 dollari di 6,70 dollari di premio. Perfetto. Però a me, chi mi dice che il titolo continuerà a salire? Io voglio mettere una, diciamo, voglio prendere un'ulteriore opportunità. Qual è stata l'opportunità che mi sono preso? Che io, siccome l'opzione comanda 100 titoli, ho venduto 100 titoli, li vedete qui in rosso, e qua vedete in alto, ripeto, questo è il mio conto reale, quindi short meno 100, a 222,723. Quindi sell 100 azioni a 222,73. Quindi a quel punto, cos'ho? Ho che sulla mia, diciamo, gamba call, quindi sulla mia gamba comprata, ho un guadagno garantito qualunque cosa succeda di quanto? Di 222 dollari meno 210 più 6,70, 216,70 che era il prezzo pagato più lo strike. Quindi mi sono creato un minimo profitto assicurato, lo vediamo qui sotto, di 603 dollari, cioè 222,73 che è il prezzo in cui ho venduto, meno 2,10 che ho comprato lo strike, 6,70 il premio che ho pagato, uguale a 6,03 punti, 6,03 dollari per 100 azioni sono 603 dollari. Perfetto. Però io non posso sapere se il titolo di qui in avanti sale o scende, perché io l'ho fatto in questo momento l'operazione, non conosco il futuro. Se il titolo mi continuava a salire, cosa succedeva? Succedeva che io avevo anche la 220 venduta, quindi mi sarei esposto a una perdita su questa sell call, quindi praticamente su questa vendita di call illimitata. Quindi torniamo al discorso che avevamo fatto un quarto d'ora fa, cosa che naturalmente io dico non dovrebbe mai succedere. Comunque a me difficilmente succede perché io ho paura di queste cose perché sono stato scottato in passato. Quindi la prima cosa che ho fatto, ho chiuso in perdita, naturalmente, la mia gamba venduta. Quindi, buy close, la mia call a 220, a che prezzo? A 5,40, perché naturalmente salendo il titolo sale la mia call che ho comprato, ma sale anche la mia call che ho venduto. Quindi sono andato a farmi una perdita di 240 dollari, perché praticamente io l'ho pagato, ho incassato 3 dollari azione, 220, ho venduto a 5,40, quindi ho perso 2,40 dollari azione, l'opzione nel comando 100, quindi ho perso 240 dollari. Perfetto. Però a questo punto sono in questa situazione, cioè che il mio close della sell mi ha dato 240 dollari di perdita, ma la mia vendita dell'azione del fisso mi ha portato a oggi un minimo profitto di 603 dollari. Lo ripeto, dato da 222,73 valore di vendita dell'azione, meno lo strike che avevo comprato, più il premio che avevo pagato, 216,70. Quindi ho un minimo profitto garantito di 6,03 dollari azione moltiplicato 100, 603 dollari.
Bene, 603 dollari meno 2,40 che ho messo già, che ho perso, questi qui li ho già persi, ho un minimo profitto realizzato di 363 dollari. Qui l'operazione potrebbe già considerarsi chiusa. Però c'è un però. Maurizio, sono abbastanza chiaro? Io sì, io ti trovo chiarissimo. E ecco, ditemi se è una strategia che ha una sua naturale complessità e siamo a disposizione per qualsiasi approfondimento volessero ascoltatori. Continua direi che pure. Un ascoltatore può tranquillamente fare lo screenshot di questa fotografia sulla quale poi può ragionarci anche con comodo e poi eventualmente mandarmi qualsiasi Assolutamente, tipo di richiesta. assolutamente. Penso che lo faranno in tanti anche rivedendo la registrazione perché ne vale la pena perché ci stai facendo condividere una strategia da grande maestro dei mercati. Quindi prosegui pure, Davide. Perfetto. Arriviamo a oggi. Quindi io so che stasera, oggi è il 17, quindi è il giorno di scadenza dell'opzione, l'avevamo visto qua, ho comprato e venduto call, scadenza 17.7. Naturalmente le opzioni scadono alle ore 22, quando chiude la borsa, però io non so oggi cosa farà questo titolo. Qual è il vantaggio che mi sono andato a prendere? Se il titolo rimane sopra 210, no problem, avrò questi 363 dollari di guadagno, e qualunque prezzo lui farà, potrebbe andare anche a 300, chi se ne frega, l'operazione è chiusa. Perché? Perché domattina, quindi diciamo quando fanno le regolamentazioni, sabato mattina, mi metteranno in portafoglio 100 azioni a 210, io sono scoperto di 100 azioni a 222, quindi incasserò il mio guadagno di 12 punti, il mio portafoglio andrà a zero perché avrò meno 100 che le ho già adesso, più 100 che mi arrivano dall'esercizio, diciamo, dell'opzione automatico, e quindi il portafoglio avrà 0 posizione e 603 dollari di guadagno, meno i 2,40, ripeto, 3,63, e va bene così. Però cosa potrebbe succedere oggi? E se il titolo, invece di andare, di rimanere sopra 210, che ne so, mi andasse auguratamente a un prezzo medio 205, quindi il titolo oggi magari mi va a 205. Allora qual è la mia nuova realtà? La mia nuova realtà è che se stasera o comunque durante la giornata, e questo naturalmente è discrezionale a mio insindacabile giudizio, se voglio chiuderlo o meno accontentandomi, o lasciarlo alla fine e lasciare, diciamo, al destino come vuole finire, sapendo che non ho nessun tipo di loss in essere, quindi che ho soltanto o rimango con i 163 dollari, o l'unica maniera per cambiare è che aumenti il mio profit. Perché? Perché se io vado tipo a 205, chiudo la giornata, o io decido che a 205 mi sta bene chiudere completamente l'operazione senza aspettare le 22:10, che situazione nuova avrei? Avrei una situazione che, essendo a 205 il titolo, la mia opzione call che avevo in mano a 210 sarà andata a zero, perché naturalmente mi dà il diritto a comprare a 210 un qualcosa che vale 205, quindi manco fossi matto, lo farei, e comunque automaticamente il mercato non me lo fa fare. Perfetto. Però io a 210 ho ancora tutto il mio profitto dello short fatto a 223, a 222,70. Quindi quando io vado qui, diciamo, a 205 a comprare le mie azioni, non avrò più soltanto il profitto di 13 punti fino a 210, ma avrò altri 5 punti di profitto su 100 azioni, quindi saranno altri 500 dollari, perché andrò a chiudere lo short su un livello di 205. Quindi i miei 363 dollari diventerebbero 863 dollari. Ma soprattutto sto seguendo un qualcosa
che non mi crea nessun tipo di problema, cioè mi sta dando soltanto un'opportunità qualora naturalmente avvenga. Poi io non lo so oggi il mercato cosa farà, magari il mercato sta laterale o va su e il titolo chi se ne frega, va bene così, io ho già chiuso virtualmente la mia operazione. Questo non è per farvi vedere che ho fatto una buona operazione, perché questa è venuta bene, poi altre vengono male, l'importante è io so sempre quanto al massimo posso perdere. È per farvi vedere quante cose nell'arco anche di 3 giorni, qui parliamo di 3 giorni, possono succedere sugli earning. E allora adesso passo la parola a te, Maurizio, per Sì. dire cosa tu hai pensato di poter fare sul discorso earning. Certamente. E Se anzitutto sono stato vorrei chiaro, premettere, ecco, se sono stato chiaro nel. assolutamente sottolineare che si tratta di, cioè ci hai dato una lezione di grande maestria di trading e la nostra intenzione che cosa è? È quello di creare un add-on al nostro servizio. Che fino ad oggi si è svolto sull'Eurostox e sul DAX, di opzioni di Eurostox e di DAX, a parte il fatto che le opzioni settimanali entreranno un po' nella logica di questo servizio in modo, diciamo, in modo più significativo, più frequente, ma ci sarà un add-on interessante per tutti coloro che sono interessati ad avere anche questo tipo di strategia sugli earnings e sugli earnings specifico delle azioni americane, che sono quelle, diciamo, più reattive e che possono dare le migliori opportunità. Proprio per questa ragione, insisto ancora una volta a dire che vi consiglio di mandare un WhatsApp, un SMS al 300 8756 444, perché è molto probabile che riuscirete a prendere questa fantastica opportunità di poter essere seguiti da Davide Spinelli nelle vostre operazioni in opzioni, nel gestire un portafoglio opzioni di grande efficacia, aggiungendo a queste strategie di Eurostox e DAX che abbiamo pubblicato fino ad oggi sul servizio Opzioni Vincenti, anche le strategie sugli earnings. Sarà un add-on del servizio facoltativo per chi vuole utilizzarlo, ma il nostro customer care per i partecipanti a questo webinar, che costituisce un po' il primo annuncio di questo significativo upgrade di servizio che andiamo a fare all'interno di Opzioni Vincenti, bene, certamente chi ne usufruisce oggi, chi ne approfitta oggi, ne approfitterà a condizioni imperdibili, a condizioni che Pronto? non potremo ripetere in altre occasioni. Quindi mandate un WhatsApp, un SMS al 320 8756 444 per cogliere questa fantastica opportunità. Vedo che Davide ha avuto un down di collegamento, vedo che è scomparso il tuo microfono, vediamo se sarà in grado di ricollegarsi. Siamo comunque nella parte conclusiva del nostro webinar, siamo già a mezzogiorno e un quarto. Chi è nelle località di vacanza sta pianificando giustamente la sua pausa pranzo, lo stesso per chi è al lavoro. E quindi andiamo tutti quanti a pranzo. C'è una domanda di un nostro ascoltatore, la differenza fra una put acquistata e una call venduta. Diciamo che sui manuali in realtà si dice che acquistare una put o vendere una call è sostanzialmente analogo dal punto di vista della visione ribassista. Se acquisto una put sono ribassista, se acquisto una call diciamo che non sono rialzista. Questa è la differenza fondamentale. E differenza fondamentale che significa che se il mercato sta in laterale, sta fermo, mentre con la put probabilmente non guadagno nulla, con la call venduta, se riesco a resistere con la call così venduta fino alla fine della scadenza della call stessa, ho opportunità di guadagno. Ovviamente
La call venduta così com'è, senza copertura, è un grosso rischio perché ha un rischio illimitato. Quindi, più che di call venduta, io potrei pensare che si tratti di uno spread venduto con una call venduta e una call di copertura acquistata più sopra, ovviamente puntando ad un utile inferiore, ma limitando di gran lunga il rischio. Spero di aver risposto al nostro ascoltatore. Davide purtroppo ha perso il collegamento, quindi non è in grado in questo momento di rispondere. Bene, siamo alla conclusione. Accettiamo i vostri WhatsApp e SMS. Mi pare che sono rimasti uno o due slot ancora liberi rispetto agli 8 che avevamo reso disponibili per oggi. Mi raccomando, 320-8756-444, cogliete l'opportunità ora, perché ora vi permette di prendere il massimo beneficio di servizio e la più grande possibilità di sconto sul servizio medesimo. Bene, siamo alla conclusione della settimana, siamo al venerdì. Vi dico che la prossima settimana gli appuntamenti con i webinar di raccomandazione di borsa saranno mercoledì mattina e venerdì mattina, tutti e due gli appuntamenti alle 10 del mattino, mercoledì 22 e venerdì 24. Avremo altri due protagonisti del sito di raccomandazioni di borsa, altri due protagonisti che sono Robin Forex, cioè Fabrizio Mastroforti. Vedremo mercoledì 22, Fabrizio nella puntata della Foresta di Sherwood, che è la serie di webinar dedicata appunto al servizio Robin Forex, che è andata in onda lunedì 13 scorso di pomeriggio. Bene, questa volta saremo in onda di mattina, ma lunedì 13 abbiamo azzeccato una bella previsione: il rimbalzo sul punto preciso indicato da Fabrizio per il dollar index. Quindi il dollaro è in fase potenziale di inversione, di rimbalzo, diciamo quindi di acquisto di valore nei confronti delle altre valute. Questo è un grande segnale perché può significare che siamo in concomitanza con una possibile inversione delle borse. Più che inversione, in questo momento, fino adesso i mercati ci hanno fatto vedere una grande incertezza, uno stop, un momento di fermo del mercato. Ma diciamo, secondo i nostri algoritmi, dovrebbe trattarsi di un punto di massimo da cui dovrebbe esserci un ritracciamento. Ovviamente, quello che constatiamo sui mercati è che appena il mercato prova ad andare giù un pochettino, arrivano ondate di acquisto. Quindi può darsi che le banche centrali e i soldini che arrivano dalle banche centrali, che affluiscono numerosi alle grandi banche, ai grandi institutional, neutralizzino quello che è la previsione del nostro algoritmo, anche se noi riteniamo che 16 luglio, più o meno 4 giorni, e qui siamo nella giornata immediatamente successiva al 16 luglio, può essere un momento per un massimo da cui avviene un ritracciamento. Diciamo che fino adesso sono dei massimi da cui sono avvenuti dei piccoli respingimenti di mercato. Il più significativo lo abbiamo avuto il 13 luglio, lunedì scorso, dove sembrava che il mercato dovesse scendere tanto, ma poi abbiamo avuto la grande botta rialzista del 15 luglio, che però ha creato anche un'isola che dal punto di vista tecnico è una bearish island disegnata sull'S&P 500 e sul Dow Jones, da cui quindi può ancora succedere tutto. E in ogni caso il dollar index ha rimbalzato sui livelli previsti lunedì 13 luglio, e quindi vediamo adesso quali saranno le analisi di Fabrizio Mastroforti, di Robin Forex, su questo fenomeno di inversione potenziale del dollaro. Venerdì 24 mattina invece avremo oro e petrolio protagonisti con Corrado Rondelli. Venerdì 24 alle 10 illustreremo i risultati di oro vero, le operazioni che abbiamo fatto, la nostra visione strategica di oro e petrolio, delle nostre due commodities principali. Grazie di seguirci sempre e l'appuntamento con raccomandazioni di borsa
mercoledì 22 e venerdì 24 mattina. Grazie della vostra partecipazione, del vostro entusiasmo. Buon weekend a tutti.